video, oggi sono in una postazione diversa per modo di dire. Allora, questa cosa non è mai qua, se per caso vi state chiedendo del tipo non ho mai visto quella cosa dietro i tuoi video, perché là? No, in realtà è in quell'angolo là, ma quell'angolo è molto molto buio, già oggi è una giornata molto molto buia, quindi ho deciso di mettermi qua in piedi perché voglio oggi parlarvi di come organizzo il mio armadio, i capi che ho, e vi parlerò di alcuni capi magari che possono interessarvi perché sono tipo i pochi capi etici che io ho. Per il resto vi parlerò un po' del mio guardaroba, di come lo organizzo, eccetera eccetera. Oggi oltretutto è il 22 di aprile, filmo questo video il 22 di aprile, che è la giornata della Terra, quindi buona giornata della Terra, fate i bravi e cercate di rispettare la nostra Terra il più possibile. Ho fatto un post su Instagram per quanto riguarda la giornata della Terra, se vi va di andare a vederlo, dove consiglio un attimo dei profili da seguire, dei consigli, ma se mi seguite su YouTube tutte quelle cose le sapete già, quindi bravissimi, state facendo i compiti. Questo video in realtà è fatto anche per quello che è il 24 di aprile, che sarà venerdì. Non so quando pubblicherò questo video, forse verrà pubblicato prima del 24 aprile, se questo video sarà pubblicato effettivamente il 24 di aprile, però è una piccola informazione di sottofondo, non parleremo di questo, nel senso che vi lascerò magari delle fonti se volete andare a leggervi le cose, però se avete visto anche il documentario che si chiama The True Cost, quello che parla appunto della fast fashion, lì ne parlano, che ovviamente nel 2013, il 24 di aprile, è crollato il, scusate se leggo il nome perché non viene mai, Rana Plaza in Bangladesh, che praticamente era una fabbrica dove la gente lavorava per compagnie multinazionali fast fashion, quindi tantissime persone hanno perso la vita quel giorno, e diciamo che quel giorno è diventato un po' il giorno, non so se dire simbolo, non so se sia corretto dirlo, però è diventato il giorno per quello che chiamiamo la Fashion Revolution. La Fashion Revolution infatti è stata fondata nel 2013 da Carrie Somers, se non mi sbaglio il nome, scusate se sto sbagliando delle cose, dove appunto sui social durante questa settimana le persone solitamente chiedono ai brand who made my clothes, ovvero chi ha fatto i miei vestiti, quindi questo è diventato un po' un simbolo di sia di appunto boicottare anche queste catene fast fashion dopo tutto quel disastro, proprio per far capire che a queste catene non frega niente dei loro dipendenti, non fanno niente per migliorare le condizioni, e da quell'anno non è che le condizioni siano migliorate, i lavoratori comunque nelle catene, che lavorano per le catene fast fashion sono comunque ancora mal pagati, sono sfruttati, lavorano troppe ore, lavorano in condizioni pessime, quindi questa è un po' la settimana anche di, cioè è una settimana molto importante proprio per fare, per sensibilizzare anche le persone a questi argomenti, perché so che non tutti possono essere sempre informati su tutto, perché insomma siamo tutti umani, abbiamo dei limiti, però insomma nel 2020 non conoscere un po' gli aspetti negativi della fast fashion, perché insomma abbiamo tutti i mezzi per informarci. Quindi scusate questa piccola grande introduzione, però appunto vi lascerò dei link se volete andare a vedere delle cose, ma io su questo canale comunque ho parlato sempre a fast fashion, nel senso che ne ho parlato sempre male, ecco tutto. Però oggi volevo fare un video un po' più leggero, però appunto per farvi vedere un attimo che si può semplicemente avere un guardaroba bello, decente, anche semplicemente puntando sull'usato, sul vintage, o se si ha la possibilità di puntare su brand etici. I brand etici sono molto importanti perché se avete i mezzi per sostenere i brand etici è molto importante, perché loro appunto fanno sempre dei capi d'abbigliamento con i materiali migliori, pagano i loro dipendenti, giustamente hanno un costo, quello sì, assolutamente. È molto importante sostenere anche questi brand, non sto dicendo che dovete farvi tutto il guardaroba in questi brand, però se per caso vi servono delle cose anche molto basic, puntate sempre su quelle cose, perché per esempio io non compro mai usato l'intimo o le calze o altre cose, insomma, che non è che proprio c'è proprio la tendenza di comprare usato, anche i costumi da bagno, robe simili. Quindi puntate sempre su dei brand che sono etici, perché credetemi che la loro qualità è un'altra cosa. Oltretutto tantissimi di questi brand usano plastica riciclata o usano comunque materiali riciclati per creare i propri vestiti, i propri capi, proprio per non far sprecare tutti questi materiali. Non so parlare, scusatemi, non ho ancora fatto colazione. Parlando di ciò, infatti, vi voglio far vedere, queste sono
sono i miei leggings. Io avevo fatto una avevo fatto un video per quanto riguarda il fitness, era una specie di anti-haul dove parlavo del fatto che non serve appunto essere vestiti per andare a fare la sfilata di New York, per andare in palestra, parlando del fatto che io appunto per la palestra usavo solo capi che avevo da anni, non ho mai comprato roba effettivamente per la palestra, cioè io avevo un paio di leggings che avevo da quando avevo 15 anni forse, però quei leggings... RIP. Quindi, siccome ho voluto comprarmi un paio di leggings perché non avevo altro per fare ginnastica, ho deciso di puntare su un brand etico. Questi sono dei leggings di un brand che si chiama Yoga Democracy, che loro fanno questi leggings più che altro per la gente che fa yoga, perché sono veramente, veramente comodissimi. Io non faccio yoga, però sono veramente molto comodi. Sono di una leggerezza suprema. Io odio i leggings, io sono la prima odiatrice dei leggings al mondo, li detesto, non li metterei mai, ma questi, credetemi, c'è che li metterei sempre. E questi oltretutto sono fatti di bottiglie riciclate, ed è un brand che è negli Stati Uniti e fanno dei leggings veramente belli, come ben vedete sono dei leggings molto carini, non sono tipo leggings noiosi, ecco. Quindi se siete pronti per un paio di leggings non noioso, ve lo consiglio assolutamente. Poi a fare una piccola parentesi su questi, perché vi giuro, trovo che siano veramente i leggings più comodi al mondo, e sto pensando di prendere un altro paio perché, per fare cambio, perché comunque allenandomi tutti i giorni della settimana un paio di leggings non bastano. Hanno un loro costo ovviamente, però ne vale la pena. E l'altra cosa che non vi ho mai fatto vedere, però se mi seguite su Instagram lo conoscete, sono le scarpe da ginnastica. Allora, io prima avevo delle Nike e ho comprato queste scarpe poco prima di andare in Nuova Zelanda, proprio perché le mie Nike si erano rotte. Dopo le avevo avuto comunque per 5 anni le Nike, che per carità di Dio, cioè... Ok, però le Nike, comunque Nike non è la migliore azienda del mondo, è comunque considerata fast fashion, perché fast fashion non è solo H&M o Zara o Mango o queste cose qua che non costano tanto, anche quelle catene che costano tanto sono da considerare fast fashion. E queste sono, è un brand che si chiama All Birds, quindi se mi seguite su Instagram forse avete già visto la foto dove ne parlavo, ma queste scarpe sono stupende. Quindi il motivo per il quale ho preso queste scarpe è il fatto che posso lavare in lavatrice, cosa che non potevo fare con le mie vecchie Nike, perché comunque i materiali erano molto duri. Queste invece sono molto morbide, come vedete, cioè sono abbastanza pieghevoli, e questo è un materiale super super morbido. Soprattutto le mie vecchie Nike io le ho deciso di buttarle via, uno perché si erano rotte dietro, quindi mi rodevano tantissimo, però oltre a questo un giorno ha piovuto tantissimo, io avevo le Nike addosso, quindi ho camminato nella pioggia, cioè proprio in pozzanghere profonde, e da allora quell'odore di pioggia non se n'è mai andato, nonostante io abbia lavato almeno 50 volte, cosa che con queste non è successo. Queste io le ho già lavate una volta quando sono tornata dalla Nuova Zelanda, perché abbiamo camminato ovunque nei boschi, quindi ero abbastanza sporche, e è stato molto facile lavarle, si sono asciugate in batibaleno e l'odore non resta. È una cosa meravigliosa, vi giuro, queste scarpe sono veramente stupende, e vi dico, non credo che tra queste e un paio di Nike ci sia così tanta differenza di prezzo, perché comunque anche le Nike costano su cosa 75 euro, che non è poco, però anche queste io le ho pagate, forse le ho pagate 100 dollari, una cosa simile, quindi 100 dollari canadesi, quindi 100 dollari canadesi sono tipo una cosa come 60 euro, quindi non hanno un prezzo esagerato, non costano 300 dollari. Quindi se per caso avete bisogno di scarpe da ginnastica o scarpe comunque, sono molto comode, vi giuro, tengono freddo in estate, caldo in inverno, hanno un pochino di lana dentro. Altrimenti hanno anche altri modelli, in ogni caso io ho scelto questo modello perché mi piaceva un po' di più, e niente, quindi volevo parlarvi di queste cose perché sono veramente stupende, e i pochi capi etici che ho ci tengo a parlarne. Per quanto riguarda il resto, come organizzo io il mio armadio? Il mio armadio lo organizzo in questa maniera. Da poco ho deciso di comprare questa cosa meravigliosa, che è il espositore, credo si chiami, almeno così mi avevo detto Charlie, credo si chiami espositore, dove io ho deciso di mettere i capi che metterei in questo periodo, se non ci fosse la quarantena, metterei questi capi, eh sì. Quindi come ho organizzato il mio armadio? Allora, il mio armadio è qua dentro il muro, che appunto è una cosa meravigliosa, dopo vi faccio vedere.
Quindi adesso dentro l'armadio c'ho molto più spazio, proprio grazie a questa cosa. Questa cosa ti aiuta anche molto ad avere effettivamente i tuoi vestiti esposti, sia per farti capire quanti vestiti effettivamente hai e per farti capire che non hai bisogno di altre cose, sia per appunto farti mettere comunque quei vestiti un po' di più. Quindi potete sia creare magari una wardrobe capsule, quindi mettere tipo i vestiti che volete mettere un pochino di più perché magari li ignorate troppo, oppure per mettere i vestiti della stagione. Io adesso ho messo i vestiti della stagione, non si sa quando si uscirà di casa, però è meglio di niente. Lo trovo molto comodo, poi oltretutto qua sotto c'è uno spazietto, dopo vi farò vedere. In ogni caso c'è uno spazietto dove tengo la borsa che mettevo prima di entrare in quarantena, e poi i pantaloni. Allora, io non mi considero appunto minimalista, ho già fatto il video sul minimalismo, vi ho parlato di cosa ne penso io. Per quanto riguarda i vestiti, non sono minimalista per niente, anzi credo di avere troppi vestiti. Quello che io sto cercando di fare è adesso di non comprare più niente. Però allo stesso tempo, una regola che mi sono imposta, che magari ne parlerò più avanti anche, una regola che io mi sono imposta è il fatto di se compro una cosa se ne deve andare. Quindi se per caso c'è un vestito che non metto più, che non mi piace più, che non mi sta più, lo do via, lo dono, lo cerco di venderlo, eccetera. E quindi in quel momento posso prendere effettivamente un nuovo vestito per modo di dire, perché io compro solo esclusivamente usato, compro poche cose etiche, non tanto per i prezzi, ma per il fatto che comunque all'usato trovo tutto ciò di cui ho bisogno. Poi ovviamente punto sull'etico quando ho bisogno di cose specifiche, come in quel caso ci è successo con le scarpe, con i leggings, con l'intimo, eccetera, eccetera. Ho comprato comunque anche abbastanza capi vintage, il vintage costa un pochino di più. Però la qualità è molto migliore. Però vi dico, l'anno scorso ho comprato un cappotto e una giacca di jeans vintage che sono una cosa meravigliosa, oltretutto perché le giacche di jeans è una giacca di jeans degli anni tipo 80, quindi c'è tipo tanto stile. Però ovviamente il mio armadio comunque è zeppo di cose fast fashion, perché comunque io prima di passare al zero waste compravo principalmente capi da Zara e da H&M, non è che compravo cose iperqualitative perché non ci pensavo a questa cosa giustamente, ma ovviamente non ho buttato via le cose perché comunque tanti capi che io ho sono ancora molto in condizioni molto molto buone, quindi perché buttarle via solo perché fast fashion? Ovviamente no. Ovviamente se un giorno dovrò ricomprare delle cose, punterò su delle cose più di qualità. Per esempio anche adesso quando compro usato faccio molta più attenzione al brand, perché prima mi facevo meno problemi, dicevo vabbè, usata. Sì, è giustissimo, nel senso che è una cosa usata, quindi ha un impatto molto minore, anzi stiamo salvando quei vestiti. Però allo stesso tempo, se volete una cosa che duri nel tempo, è meglio puntare su dei brand migliori. Per dirvi anche una cosa stupida come la camicetta della nonna degli anni 60, credetemi che ha una qualità molto migliore rispetto a una camicetta di H&M. Quindi se siete fortunati ad avere magari la mamma, la nonna che vi regala dei vestiti, prendeteli perché sono bellissimi. Quindi ciò che io adesso ho qua, ho delle gonne, ho delle camicie, ho dei cardigan, oltretutto questi due cardigan sono dei cardigan vintage che ogni volta che li metto ricevo un sacco di complimenti, ma ogni volta mi dicono dove li hai presi, dove li hai presi, sono tipo sono vintage, mi dispo, e sono veramente meravigliose, c'è una qualità assurda. Io sono una grande fan dei vestiti bianchi e dei vestiti chiari, come ben vedete dalla mia tenuta di oggi, però ho sempre ansia quando metto le cose bianche, ho sempre tipo oh mio Dio, oh mio Dio. Però puntualmente quando metto una maglietta bianca mangio il sushi quel giorno, puntualmente, è sempre così. Quindi questo è ciò che io ho deciso di fare per migliorare il mio guardaroba. Adesso vi farò vedere anche dentro l'armadio e le cose come organizzo dentro i cassetti. Come vi ho già detto, appunto, io non ho pochi capi, non direi mai che ho pochi capi, anzi credo di averne un po' troppi. Quando ho fatto questo espositore ho donato un sacco di altri vestiti che ho realizzato che non mettevo più o che non mi piacevano, quindi ho deciso di donarli. Però questa cosa è molto comoda, quindi se per caso volete tipo organizzare meglio il vostro armadio perché magari non avete spazio, volete che le cose siano sugli stendini, eccetera. Attaccapanni, che stendini, attaccapanni. Sugli attaccapanni ve lo consiglio tantissimo, c'è una cosa molto 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 comoda, poi lo potete portare in giro per la casa. Quindi adesso vi farò un po' il tour del guardaroba e dei cassetti.
Allora, come ben vedete, vi stavo dicendo prima che io tengo qua sotto, c'è questo spazietto dove tengo i miei pantaloni, questi sono tutti i pantaloni che possiedo, estivi e invernali, e poi lì c'ho la borsa, queste due cosette le ho comprate perché c'è stato un periodo in cui sono stata molto molto fissata con le cose per le decorazioni per la casa e compravo un botto di queste scatole, ma sono molto comode se volete tipo mettere dentro maglioni, cose che non volete che siano sparse in giro. Questo è appunto ciò che avete visto durante tutto il video. E adesso vi farò vedere l'armadio. Allora, il mio armadio appunto non è tanto grande, non è neanche tanto piccolo. Allora, lì sopra ho messo le borse. Io non possiedo tante borse, ma quando mi fisso con una borsa uso solo quella, tipo. Quindi c'è stato il periodo dello zaino blu, che in realtà è stato uno zaino che ho regalato a lui, che anche quello in realtà è uno zaino etico, che però piace un sacco a me. Quindi l'ho usato io tutto l'inverno. Qua ci sono dei maglioni, non sono tutti i maglioni che possiedo, ma magari. Qua ci sono altre gonne, ho un sacco di gonne che non va bene, ma ok. Ho un'altra gonna, questa è tipo invernale, che l'ho presa vintage, bellissima, stupenda, non ho avuto il modo di metterla purtroppo. E qua ho tante altre cose, come ben sapete tanti dei miei vestiti sono usati, tantissime cose le ho comprate usate, tante cose invece le possedevo già da prima. Vi lascerò un video linkato dove parlavo di capi che ho in armadio, vi ho fatto vedere alcuni capi. È un video un po' più vecchio, però potrebbe interessarvi per le cose che ho comprato, giusto per farvi capire che l'armadio di cose usate non è così brutto come sembra. Quindi questo è l'armadio, lì sotto c'ho degli scatoloni, quelli lì sotto sono delle cose che devo donare. Quindi questa è giustamente una stanza che io non uso, quindi è molto bello che stiano là. Oltretutto quando entri in stanza vedi la gonna bianca e la gonna rossa, sono molto molto belle. Qui c'è un Funko Pop. Questa sono io, col mini cavetto, questa è la mia gonna, che adoro tantissimo, che non vedo l'ora di mettere, ma chissà se metterò mai. Poi, questo mobile ha un sacco di cassetti, cioè ha tipo 6 cassetti. Qua tengo l'intimo, quella tengo i calzini, la tengo le... tipo delle cose a caso. Ah sì, c'è un paio di pantaloncini e la cintura e delle canottiere, sono cose che non metto mai. Poi, qua ho... le magliette, credo di avere troppe magliette onestamente, non lo so, io vi dico, sono una che ho di avere troppe cose, ma allo stesso tempo ci sono delle magliette alle quali sono troppo affezionata, che ho cercato di usare il metodo Marie Kondo, un po' fallimentare, ma ci sta. Qua gli ultimi due cassetti sono cassetti con dei maglioni dentro, giustamente sono maglioni invernali e occupano tanto tanto spazio. E niente, questo è ciò che volevo farvi vedere, scusatemi, spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere un po' se volete vedere dei capi specifici o se volete vedere che faccio delle cose, degli outfit primaverili con le cose che metterei adesso. E niente, noi ci vediamo la prossima volta, ciao!